Si sono svolti a San Pietro e Lama dal 9 all'11 luglio i festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo. L'evento, patrocinato dal comune di San Pietro di Lama, ha avuto come main partners Bartoni Arredamenti e McDonald's Lecce. Chop the streets of Tokyo, get you fly kick. Girl, you always on my mind, got my head up in the sky, and I'm never looking down, feeling priceless. Yeah, where we at, only few have known. Want some next level Super Mario. I hope this works out, cardio. Till then, let's fly, Geronimo. Here we go. Io devo esprimere una grande soddisfazione per l'organizzazione proprio di questa festa, e un grazie va sicuramente al Neo Comitato Festa, che si è costituito attorno a una base che c'era già negli anni scorsi e che hanno collaborato in maniera intensa e con grande impegno per regalarci questa festa piena di eventi civili e religiosi. E quindi un grazie anche a Don Mimmo, che si è impegnato a portarci anche qui il nostro arcivescovo Monsignor D'Ambrosio, che ha reso ancora più solenne l'evento. Alessandro è l'emblema di questa festa, il presidente dei presidenti. Ok, sei contento Alessandro? Sì. Vuoi ringraziare qualcuno? Sì. Allora, spettacoli, ma bene, paesi, quindi spettacoli. E poi stanno a come nostri! Ragazzi, ma io sono a dieta. Tu hai fame? Ma noi abbiamo fame. Anch'io ho una fame. Quasi quasi faccio compagnia anch'io, Poi insomma, da McDonald's è giusto, Sì, giusto, sì. Qui cosa abbiamo? Un grandioso? Abbiamo un Big Tasty. Oh, e qui invece? Un CPO. Perfetto, ragazzi. E allora, prima di andare su, sul palco, insomma, ci vuole, Ma sei sicura che lui è proprio Vasco? Guarda che è uguale, Sì. Ci somiglia tanto. Tonio, allora, no, devo dire che la somiglianza è tanta. Sì, un pochettino magari meno pancia di Vasco, però siamo là. Qualche anno in meno. Qualche anno in meno, sì, grazie. Ma la voce è... La voce è la mia. Obiettivo qual è, Ivan? È di diventare la cover ufficiale di Vasco, perché le carte in regola ce le abbiamo tutte. Ma
provo a fare a divertirmi con queste serate, mi riesce abbastanza bene e la carica la metto su tutte le canzoni, ci metto il cuore per far arrivare alla gente un pochettino di emozione e ci riusciamo benissimo. L'amore è quello vero, non esiste più, ma dopo all'improvviso arrivi tu. Se guardo te sono bugiarda, l'amore c'è. Francesca Nicolì, ormai è diventata un personaggio, un artista, giri per l'Italia con i tuoi concerti. Come va l'estate? L'estate va bene, quest'estate sto sudando senza abbronzarmi. Perché stiamo lavorando tanto con il tour di Amici, sono contentissima di aver ritrovato tutti gli altri ragazzi, e sto dimagrendo, però sono bianca cadavere, mentre di solito tutti gli altri anni della festa di San Pietro e Paolo ero nerissima, però va bene così, sono molto contenta di essere qui stasera, perché per me è un onore cantare nel paese dove sono nata, dove sono cresciuta, dove continuo a crescere. Però la tua gente. Sì, sì. Come senti se tuo fondo si è sparire tra la gente, se temi di rinascere. Oh, ah, ah, ah. Io sono un fan di Francesca, insomma fin dall'inizio abbiamo, durante il suo percorso in Amici, abbiamo creato proprio dei momenti di, come dire, anche di iniziative per cercare di stare insieme, seguirla, per manifestare proprio tutto il nostro tifo nei suoi confronti. Siamo contenti veramente di concludere la festa di San Pietro, del nostro santo patrono, con la sua presenza. Cioè, ci inorgoglisce veramente il fatto di avere un artista di queste dimensioni nella nostra piccola comunità e che ci ha regalato questo momento anche di questa delizia. Se guardo a te, sono bugiarda, l'amore c'è. Questo servizio puoi rivederlo sul web all'indirizzo salentoglam.tv.